Ma dico, l'avete visto? Dai, che scena patetica! Ma ti vuoi riprendere? No, no, regia, io non ce la faccio più, eh! Che figura ci facciamo con i nuovi iscritti? Ah, ecco, questo sono io! Voilà, che figurino! Quindi mi raccomando, non questo! Questo! Perdente, vincente, fallito, strafigo! Ah, molto meglio! No, no, che fai? Aspetta! Non tornare indietro! Beh, mi sa che bisogna guardare in faccia la realtà, eh? Sì, perché è proprio qui che ci siamo lasciati l'ultima volta. Ma facciamo un attimo il punto della situazione, che dite? Ero praticamente sconfitto dalla vita, senza lavoro, ed ero appena uscito dalla relazione più importante della mia vita. L'unica cosa che teneva in piedi la mia fragile mente era una cosuccia piccola piccola, a cui però dedicavo anima e corpo. Un canale YouTube. Sì, esatto, proprio questo. Ma avete letto il titolo del video? Questo è l'ultimo episodio di Relazioni! Allora, perché vi sto raccontando questo? Beh, perché se non avessi sofferto, se non mi fossi trovato in quella situazione e non avessi creato questo canale, non avrei mai incontrato una creaturina che da lì a poco avrebbe cambiato la mia vita per sempre. Questa è l'ultima sigla di Relazioni, io ce la faccio! Ricomponiti, Edo! Il pubblico ci aspetta! Cavoli, ve ne raccontate di cotte e di crude durante tutti questi episodi di Relazioni? No, dico sul serio! Posso dire di averle passate di tutti i colori! Sono stato tradito, mollato, ho perdonato, ho quasi chiesto ad una ragazza di sposarmi! Ma tutte queste esperienze mi hanno segnato nel bene o nel male. Ma l'ultima, oh, l'ultima mi ha fatto proprio male. Insomma, ve ne stavo parlando poco prima della sigla. Non solo ero rimasto ferito emotivamente, ma anche chiuso in casa per un lockdown che era appena iniziato. Solo con i miei pensieri. L'unica cosa che mi distraeva, appunto, era il canale. Che era piccolo piccolo, appena nato. Ma proprio come oggi, mettevo anima e corpo in questo progetto. Cercavo spesso feedback da parte di altri creators più affermati di me magari, per imparare cose nuove o capire cosa migliorare. Ma mi chiedevo, fra migliaia di commenti che ricevevano, perché mai avrebbero dovuto leggere il mio? Quindi? Facevo una piccola cosa per attirare l'attenzione. Ma scalzone che sono. Ovvero, mi firmavo l'unico automa nerd di YouTube. Sì, lo so, può sembrare che stiamo divagando, ma tranquilli, tutto ha un senso in questo enorme effetto farfalla chiamato vita. Perché circa 3 anni fa, dall'altra parte dell'Italia, una dolce tartarughina stava facendo zapping su YouTube. Praticamente io e la mia famiglia abbiamo questa tradizione, che almeno 10 giorni in estate li passiamo in Calabria. Balea, balea. E quindi niente, avevo tipo 10 anni, ok? E partiamo per farci questa bellissima settimana. I'm on my way. Ebbene sì ragazzi, lei è Lucy. Se siete iscritti al canale da un po', la conoscerete già. Ma è esatto, è proprio così che ci siamo conosciuti. Grazie ad un mio commento su YouTube, quando il canale era ancora piccolissimo. Circa 2000 iscritti, vero? Sì, come vedete è di poche parole, ma ci capiamo perfettamente. Lucy è stata semplicemente un fulmine a ciel sereno per me. Durante le mie notti di lockdown, pregavo di poter conoscere una persona che vivesse per amore. E Lucy non solo è così, lei vive per dare amore. Ed è una cosa che mi sconvolge ogni giorno. Infatti, sin dai primi giorni in cui ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a parlare tanto. Lei ha scavato dentro di me, è riuscita a capire cosa mi facesse soffrire davvero e piano piano ha iniziato a ricompormi, pezzo dopo pezzo. Insomma, mi stava davvero aiutando, ma c'era solo un piccolo problema in tutto questo. Io non volevo essere aiutato. Sapete, l'orgoglio è una cosa terribile. Nonostante io volessi bene a Lucy e amavo starle accanto, non era facile per me darle la possibilità di guardarmi così a fondo. Era una cosa che non avevo mai lasciato fare a nessuno, dimostrare il mio cuore e renderlo vulnerabile. Avevo paura di venir ferito, di nuovo, come tutte le altre volte. Sapete, a volte ci capita di calare un sipario sulla nostra vita. Ci mostriamo alle persone sempre con maschere diverse in base alla situazione, per non far capire agli altri cosa stiamo provando davvero. Magari pensano che siamo felici, che stiamo bene, ma stiamo solo impedendo loro di vedere davvero cosa c'è dietro quel sipario. Quello che abbiamo innalzato in realtà
è un muro. Un muro durissimo, fatto apposta per difenderci da tutte quelle emozioni che ci hanno ferito almeno una volta nella vita. Ma la difesa ha un prezzo molto grande. Quel muro che avrebbe dovuto tenerci lontano dal dolore, in realtà ci isola, si stringe attorno sempre di più, ci soffoca. E nessuno può tirarti fuori di lì. Perché nessuno è disposto a vedere quanto è profondo il tuo dolore. Nessuno, a parte Lucy. Lei ha scelto di non fermarsi davanti a quella parete. E con pazienza, mattone dopo mattone, lei ha buttato giù quel muro. Mi ha aiutato ad affrontare il mio dolore, a comprendere davvero la persona che sono e che voglio essere. Ma soprattutto, col tempo, ho capito che persona fosse lei. Una creatura dolce, sensibile e intelligente, unica. Non esiste nessuno come lei. E col tempo, più la conoscevo, più mi innamoravo perdutamente di lei. Sì, lo so che non l'ho mai detto chiaramente. Esatto, io e Lucy stiamo insieme da più di 2 anni ormai. Ma la cosa incredibile è che già nei primi mesi capimmo che saremmo stati insieme per sempre. Ok, sta per succedere, sto per farlo davvero. Ho appena preso dei biglietti per Firenze e lì chiederò a Lucy di sposarmi. Il mio piano è semplice quanto complesso. Accompagnarla alla galleria Uffizi, isolare un momento la sezione in cui siamo e chiederle di sposarmi davanti alla primavera di Botticelli. Ok, tutto molto bello. Il problema è, il museo degli Uffizi mi permetterà di fare tutto questo? Aggiornamento, sono alla 4ª email inviata agli Uffizi e no, non riusciamo a trovare un compromesso. Posso fare la proposta davanti al dipinto, ma non posso fare foto, non posso fare video, non posso avere un momento da solo con lei. Ma soprattutto, non devo disturbare gli altri visitatori. Insomma, un casino. Ma ormai ci sono, cioè l'anello ce l'ho, i biglietti ci sono. Di certo non saranno delle email a fermarmi. Quindi niente, mi sa che dovrò improvvisare. Puntualissimi, arriviamo agli Uffizi. Ero emozionatissimo e tremavo. Ma non dovevo farlo notare a Lucy. Avevo l'anello in tasca, dovevo fare mega attenzione. Perché non so se lo sapete, ma Lucy è praticamente Sherlock Holmes. Nota qualsiasi dettaglio, è difficilissimo fargli delle sorprese. O forse sono io incredibilmente sbadato? Possibile. Sta il fatto però che già l'entrata al museo è stata una roba alla Ocean's Eleven. Io c'ero già stato agli Uffizi, ma mi ero dimenticato che all'entrata c'erano i controlli. Cavoli, adesso avrei dovuto tirare fuori l'anello. Se ne sarebbe accorta sicuramente. Ma non mi sono arreso. Appena l'ho vista voltarsi da un'altra parte, con una mossa mega ninja ho messo l'anello nel portafogli e con nonchalance l'ho semplicemente posato accanto ai controlli. C'è mancato poco. Ora viene la parte difficile. Lucy si stava semplicemente godendo il giro per il museo. Io invece stavo contando i passi. Sapevo che ci stavamo avvicinando alla primavera di Botticelli e che presto gli avrei fatto la proposta. Il tempo volò e in un batter d'occhio ci trovammo proprio lì, davanti a quel dipinto. E io iniziai a tremare. Fissavo quell'opera e mi emozionava. Non era un caso se l'avevo portata lì. Questo capolavoro è pieno di simboli e significati che mi ricordano lei. Parla letteralmente di noi. La primavera, simbolo di una nostra rinascita, dopo tutte le sfide che abbiamo affrontato insieme. Simbolo di un nuovo me che esisteva solo grazie a lei, che mi ha accettato quando avevo solo il mare dentro. Ed è il simbolo di una nuova vita che avremmo presto iniziato insieme. Quindi, niente, iniziai a dirle esattamente tutte queste cose. Iniziai a spiegarle perché l'avevo portata lì. E lentamente, lei iniziò a comprendere. Iniziò a mancarle il respiro. Mi guardava impassibile. Aveva capito perfettamente cosa stava per accadere. How was I to know? It's a crazy thing. I show you my hand. You still let me win. And was I to say that it was meant to be the road that was broken brought us together? And I know you could fall for 1,000 kings and hearts that will give you a diamond ring. When I fold, you see the best in me, the joy.
I was upside down from the outside in. You came to the table and you went all in with a single word and a gentle touch. You turn a moment into forever, and I know you could fall for a thousand kicks and hearts. They could give you a diamond ring when I fold. You see the best in me. Joker and the Queen. And I know fall for a thousand kings and hearts that will give you a diamond ring when I hold it. You saw the best in me, the joy.